siamo al banco della forciera della Grava, dietro c'è la cima delle Sasse, è la discesa che abbiamo scelto per oggi. Sono le 11, quindi forse un po' più tardi. Abbiamo tolto i sci, messi i ramponi, andiamo su per le pendenze. Errore cazzo, passiamo. È così bello il giorno, il posto, anche la traccia. Pagliacciati, stiamo guardando le cime delle Sasse. Siamo usciti dalla parete, abbiamo trovato le frange di ghiaccio. Abbiamo deciso che almeno la prima metà la facciamo con i ramponi, la seconda la siamo da qui. Bene. Ave! Così dopo 2 ore e mezza, quasi 3 ore di fatica, riusciamo ad arrivare a un posto come questo. Senza parole. Parole, parole, parole! È un piccolo riposo! E si parte dalla cima! Siamo quasi al punto dove mettiamo sci. Sicuramente è stato più facile di fare la discesa con le sci ai piedi, però ci sono piacche ghiacciate e abbiamo deciso di andare tranquilli. Siamo e si prova, dai. Partenza. Comunque, noi abbiamo fatto la discesa completa, qua. Ci divertiamo, siamo tranquilli e sicuri. Questa è la traversata che dà inizio a fine, a tutta la discesa. Con i sassi, abbastanza giusto di neve, si passa bene e qua. Un bel accumulo di neve, guardate un po'. Oh.